della Paganella e del Bondone, prologo internazionale ai campionati mondiali di Aspen, nel Colorado. Si disputa la tre giorni discesistica del Trentino, detta stenograficamente 3-3. Fra gli azzurri, Zeno Colò e i fratelli Alverà. Colò vincerà la prima prova e, causa una caduta nella seconda, si classificherà subito dopo il vincitore Faulkner, ma nella combinata delle due prove risulterà primo per circa un secondo e cinque decimi. Ecco la Betonese nel vorticoso arrivo della seconda prova, non è tipo da perdere l'equilibrio. Ha vinto, però non potrà aspettare il terzo giorno. Deve barattare le nevi con l'oceano e raggiungere la meta. Rimarrà l'altro abetonese, Chierroni, a vincere anche per lui lo slalom gigante del Bondone. Eleganza, vertigine, cascatoni e 3-3 giù, 3-3 giù! Al secondo posto figurerà un altro veterano del discesismo, Alberto Marcellin. Terzo, Ermanno Nogler, che risulterà vincitore assoluto della 3-3, davanti a Chierroni, Marcellin e ai tedeschi Gartner e Faulkner. Eccolo qui Nogler, 3 il suo numero, 3-3 la gara, una vera regola del 3. Campione collaudato questo Nogler, ma la parola più significativa l'ha detta splendidamente Vittorio Chierroni.